tutti, oggi video haul, un altro, perché praticamente ho approfittato in questo periodo per fare shopping, sono stata un po' in giro e ho acquistato cosine ancora con i saldi e altre invece primaverili e anche, no, estive no, primaverili, perché ho approfittato delle nuove collezioni primaverili che ci sono in giro e sono stupende, veramente fantastiche, e quindi non potevo non acquistare niente. Allora, la maggior parte degli acquisti li ho fatti all'interno del centro commerciale Roma Est, per chi fosse di Roma e quindi non lo conosce, perché ci sono diverse profumerie carinissime che vendono per esempio la Essence, ma addirittura riesco a trovare gli smalti della Essie che non riesco a trovare da nessuna parte, oppure c'è Scarpe che ha lo stand sia di Essence che di Catrice, e io la Catrice riesco a trovarla solo in quel negozio lì, e quindi ho diverse cose di make up, ma soprattutto per quanto riguarda le unghie da mostrarvi, e quindi parto subito. Penso che questo video penso di dividerlo in due parti, altrimenti verrebbe un video di mezz'ora, che non è il caso. Quindi parto subito con il make up e le unghie. Allora, quindi parto subito da Catrice. Ho comprato tre prodottini di cui avevo sentito parlare, però non trovandola in giro, la Catrice non l'avevo ancora acquistato. Il primo è questo qui, che è praticamente il gel per le sopracciglia, e il numero penso 010. Io non ho mai usato nessun gel per le sopracciglia di nessun'altra marca, quindi è il primo che uso, però l'unica cosa che mi fa strano è lo scovolino, che mi sembra troppo grande, mi ricorda un po' lo scovolino di un mascara. Io vedendo gli altri gel, per esempio quello della Collistar, ho visto che lo scovolino è proprio la metà di questo, è molto piccolino proprio per andare a definire bene le sopracciglia. Questo qui non mi convince, però vi dirò più avanti, appena inizio ad usarlo, poi vi dirò come mi sto trovando. Fatemi sapere voi se l'avete già usato e come vi siete trovate. Poi, un'altra cosina che era un curiosità, l'ho comprato subito, appena l'ho trovato, infatti era l'ultimo, è questo correttore qui, il Camouflage Cream. Eccolo, mette a fuoco, prima o poi, sì. Io ho comprato il numero 020 Light Beige, che è abbastanza chiaro. L'ho provato sulla mano e mi piaceva tantissimo, anche perché è abbastanza cremoso, e poi dice, è quello che diceva nelle varie scritte qui, è che è molto coprente. Io non ho molti problemi di occhiaie, fortunatamente, però quando ho i brufoletti un correttore più coprente va sempre bene, quindi non vedo l'ora di provarlo, perché secondo me è un buon correttore. Poi fatemi sapere sempre voi se lo conoscete. Ultimo prodottino della Catrice che ho voluto acquistare è questo smalto qui. Questo è il numero 4, Fresh Apricot. Questo fa parte dei nude ed è un soft matte, quindi risulterà matte sulle unghie. E mi piace innanzitutto il colore, ma poi mi piacciono tantissimo gli smalti della Catrice, perché i colori sono molto pigmentati e hanno il pennellino molto cicciotto, e quindi va a stendere bene lo smalto senza lasciare le righette, e basta anche una sola passata. Io ho altri due colori, un color carta da zucchero un pochino glitterato e un altro color fragola bellissimo che ho regalato anche in un giveaway, e sono bellissimi, infatti non vedo l'ora di provare questo perché mi incuriosisce questo effetto matte. Per quanto riguarda Catrice basta, erano questi qui i miei acquistini. Passiamo ad Essence. Allora, diverse cosine, soprattutto di unghie. Vi ho detto che mi era presa proprio la
la smaltomania quel giorno e quindi ho comprato tantissimi smalti. Allora, il primo che vi mostro di Essence è questo bellissimo colore qui, è il numero 174 Purple Sugar ed è praticamente quello che indosso, che spero si veda. Ecco, forse comprendo un po' la luce, si vede meglio. Vedete quanto è carino? E calcolate che ho fatto una sola passata e non ho messo neanche il top coat perché ero di fretta. Ma volevo assolutamente metterlo perché mi incuriosiva troppo. Guardate quanto è lucido, senza top coat. E questo è un rosa, però con, secondo me, all'interno del viola. Ed è bellissimo, è troppo bello. Guardate qua. E mi piacciono tantissimo questi qui della... Questo non fa parte della linea gel, però comunque gli smalti di Essence, la maggior parte mi piacciono tanto, perché anche questi sono super pigmentati e vanno a coprire immediatamente l'unghia. Quindi ho preso questo qua. Poi di l'effetto gel, quelli effetto gel, ho preso questo bellissimo azzurro celestino, che è il numero 39 Blue Bubble di Blu, ed è stupendo. E se non sbaglio hanno questi qui effetto gel, hanno il pennellino un pochino più cicciotto, vedete? E anche questo non vedo l'ora di metterlo, perché mi piace tantissimo l'azzurrino sulle unghie in primavera e estate, mi fa proprio caldo estate, quindi sono troppo contenta di averlo preso. E poi ho preso quest'altro colore qui un po' particolare, che è il numero 37, che si chiama Serendipitai, ditemi voi come si pronuncia, ed è questo colore, sempre effetto gel, e questo colore un poco... un grigio glicine, non so neanche come definirlo, ma troppo carino, mi aveva incuriosito e l'ho preso. E quindi questi qui, questi tre smaltini, troppo carini, uno più bello dell'altro di Essence. E poi ho preso il blush, questo qui, il blush up, il numero 10, Heat Wave, che avevo visto a molte di voi su YouTube, però ancora non l'avevo acquistato. E io arrivo sempre in ritardo nelle cose. E quindi è questo bellissimo blush che va dall'arancione al fucsia, bellissimo. E provandolo sulla mano ho visto che è da quel colore, è molto delicato come colore, dà proprio l'effetto guance sane, colorito sano, e mi piace da morire, non vedo l'ora di utilizzarlo anche questo qui. E basta per quanto riguarda la Essence. Andiamo avanti perché già mi sto dilungando troppo. Sono stata poi alla profumeria Limoni e ho acquistato due smalti della linea gel di Deborah. Finalmente ho trovato questo qui, il color bianco gesso, che veramente non trovavo in nessun posto, e l'ho trovato lì alla profumeria Limoni ed era l'ultimo. Non vedo l'ora di provarlo, il 24, il numero 24, questo famosissimo che conoscono tutte e io non riuscivo a trovare. E poi, troppo bello, ho preso questo verde Tiffany, bellissimo, il numero 13, che non vedo l'ora di mettere perché è proprio bello, un colore meraviglioso. Io di questi colori, questo colore qui non ce l'avevo, quindi è il primo che ho, verde Tiffany. Poi, come vi ho detto all'inizio del video, alla profumeria di Limoni riesco a trovare gli smalti della Essie e finalmente mi sono decisa ad acquistarne uno, e ho preso questo qui, color rosa nude, che è il numero 11, e l'ho trovato anche in offerta perché era prezzato 12,90 euro e in cassa l'ho pagato 9 euro, quindi ho anche risparmiato. E ne ho comprato solo uno perché voglio provarlo, siccome ne sento parlare benissimo da tutte voi, ero incuriosita e ho preso questo colore neutro tranquillissimo. Poi più avanti vorrei prenderne qualche altro colore un pochino più acceso, perché secondo me sono troppo belli, però
prima lo provo e poi vi dirò cosa ne penso anche io di questi smalti. Questi sono quelli grandi, perché so anche che ci sono quelli piccolini, le mini size. E quindi questo. Poi sono stata da OVS e ho comprato, ho voluto comprare, un rossettino nella Wet n Wild e ho preso questo qui, che non vi so dire il colore perché non, il numero non c'è, però è questo. Questi sono effetto matte, eccolo, è questo bel color mattone secondo me, ed è bellissimo, ne avevo sentito parlare tanto da voi e finalmente l'ho trovato, il rossetto effetto matte, e quindi mi sono decisa ad acquistarlo. E per quanto riguarda unghie e make-up, finalmente ho finito. Per quanto riguarda gli accessori, ho comprato una sola cosa, sempre da scarpe, e ho preso questo braccialino meraviglioso, che era l'ultimo rimasto, che porta tutti questi ciondolini, lo giro meglio così si vede meglio, porta una Tour Eiffel, porta una perla, porta un fiocchettino, un cuoricino, una chiave, una targhetta, una rondine, ed è troppo, un cuoricino sbrilluccicoso con gli sbaruschini, e il bracciale a catenella con all'interno un filo di raso, un nastrino di raso bianco, ed è bellissimo. Poi mi piacciono tantissimo i bracciali questi con tutti i ciondolini che fanno rumore, mi piacciono davvero tanto. Questo l'ho pagato 7,95 euro da scarpe. Quindi questi erano tutti i miei acquisti per quanto riguarda il make up e le unghie e gli accessori, solo uno, e ora passiamo all'abbigliamento.